Sono partiti i gondolini. Numero d'acqua 1. Numero d'acqua 1 per il Maron, Giuseppe Schiavon, Bufalo, Bruno Vignotto, Veleno. Con il numero d'acqua 2, Graziano Seno, Lalo, Giuseppe Rossi, Suste. Numero d'acqua 3, il Verde, Andrea Dei Rossi, Strigheta, Mario Tagliapietra, Ciaceti. Numero d'acqua il 4, il Celeste, Gianfranco Vianello, Crea, Giuseppe Fonger. Numero d'acqua 5 per il Canarin, Doriano Busetto, Claudio Puffo Busetto. Numero d'acqua 6, Sergio Tagliapietra, Ciaci, Palmiro Fonger con il bianco. Numero d'acqua 7, Roberto Busetto, Gianni Busetto, l'arancio. Numero d'acqua 8, Costantini Umberto, Burielo, Luciano Tagliapietra, Panna con il viola. Numero d'acqua 9, Bruno Dei Rossi, Franco Dei Rossi con il rosso, i fratelli Strigheta. Ed ecco la premiazione del terzo equipaggio, il bianco che viene, le Vignole, che viene premiato dall'assessore provinciale al turismo Erminio Vanin e dall'assessore regionale al turismo Antonio Belcaro. Ed ecco il Canarin, la Giudecca con Stefano Scarpa, Lino Fonger, Maurizio Rossi, Fabio Zane, Guglielmo Marzi, Stefano Tona, che va a ritirare le bandiere, bandiere per i quarti arrivati che vengono consegnate dal prefetto di Venezia, Sua Eccellenza Giovan Battista Gaudenzi, e dall'assessore al turismo del comune di Venezia, Lorenzo La Stella. I giudici per la gara dei gondolini: Luigi Seno, Carlo Dalla Pietà, Aldo Montagnaro, Angelo Farnea, giudici di gara per i gondolini. Partita la gara dei gondolini. Arancio e rosso appaiati, quindi bianco e viola e celeste a San Giorgio. Tanto diamo alcune notizie dei partecipanti alla gara dei gondolini. Fratelli Busetto, Busetto Roberto 23 anni, Busetto Gianni 29, tre partecipazioni in regata storica, una volta in bandiera l'anno scorso. Vianello Gianfranco detto Crea, già gondoliere pescatore, ora a Squerarolo. È uno dei pochi ad aver vinto la regata storica sia in poppa che a prua. Giuseppe Fonger, detto Beppi, fratello di Palmiro, nato nel 1935, regatante completo, ha vinto sinora 12 regate storiche. Poi in gara anche uno dei fratelli Vignotto,
quindi Giuseppe Schiavon, detto Bufalo, regatante muranese nato nel 42, ex olimpionico di canottaggio e grande vogatore su gondole ad un remo. Tagliapietra Sergio, detto Ciaci, fisico poderoso, sorretto da una grande conoscenza della laguna, nato nel 1935, Buranello, ora Pellistrinotto, ancora in attività, annovera nella vetrina delle vittorie, oltre 200 bandiere rosse da vincitore. Vonger Palmiro, campione Pellistrinotto, nato nel 1932, sulla breccia remiera da circa un quarantennio. Quattro saranno le bandiere che vengono consegnate, ma solo una è quella che conta. Palmiro Fonger, Sergio Tagliapietra, Ciaci, Bianco, Claudio Busetto, Puffo, Doriano Busetto, Canarin, Luciano Tagliapietra, Panna, Umberto Costantini, Buriello, Viola, Giuseppe Fonger, Beppi, Gianfranco Vianello, Crea, Celeste, Franco Dei Rossi, Bruno Dei Rossi, Fratelli Strigheta con il rosso, Mario Tagliapietra, Ciaceti, Andrea Dei Rossi, Strigheta, verde, Gianni Busetto, Roberto Busetto, arancio, Giuseppe Dei Rossi, Suste, Graziano, Lalo Seno, rosa, Bruno Vignotto, veleno, Giuseppe Schiavon, bufalo, con il marron. Attenzione, abbiamo gli occhi puntati sul video per vedere l'entrata in canale, che è molto molto importante in questa gara. Cerchiamo di essere aiutati. Allora, attenzione, le entrate in canale, celeste, arancio, verde, gli altri vicinissimi, quindi non ci pronunciamo. Celeste, arancio, verde abbiamo dato, quindi Crea, Gianfranco Vianello, Giuseppe Fonger con il celeste, i fratelli Busetto, Roberto e Gianni con l'arancio e verde, Andrea Dei Rossi, Strigheta, Mario Tagliapietra, Ciaceti. Thank you.
Ed eccoli qui i gondolini, eccoli qui i gondolini. Ci sembra sia l'arancio in testa dei fratelli Busetto. Attenzione! Poi il verde, il celeste, il rosa, il marron, il bianco, viola, rosso e canarin. Sono i fratelli Busetto in testa, ancora schieramento aperto, arancio tallonato dal verde, celeste, rosa, ecco che si stanno accodando sempre l'arancio con vicino il celeste, quindi il verde al campo, il rosa, il marron, quindi il viola, il bianco, il rosso, il canarin. Arancio, Roberto Busetto, Gianni Busetto, con il celeste, il verde, il rosa e il marron in una unica linea, quindi il bianco e il viola, il rosso e il canarin. Ed è Venezia tutta che applaude a questo passaggio. Attenzione alla celeste che si butta in destra. Celeste che sceglie il filo d'acqua diverso. Ed oggi dobbiamo dire che tutte e quattro le regate sono state molto, molto combattute. Forse ad eccezione della regata dei giovanissimi, ma c'è sempre il celeste con che è al campo. È molto importante il passaggio sotto il ponte di Rialto. Andiamo a vedere se riusciamo a controllare dalla nostra postazione video. Regata storica a Venezia, 2 settembre 1990. È sempre l'arancio in testa, tallonato dal verde che in seconda posizione si trova appaiato al celeste. L'arancio Roberto Busetto, Gianni Busetto. Thank you.
sempre l'arancio in testa con il verde dei Strigheta ai Ciaceti, appaiato al celeste Fonger Giuseppe Gianfranco Vianello Crea. Posizione sotto il ponte di Rialto, arancio, celeste, verde, bianco, rosa, il bianco, viola, marron, rosso e canarin. Eccolo qua, arancio, celeste, verde, bianco, rosa. E poi gli altri equipaggi sono, c'è un terna vicinissima e chiude il canarin. Centro del cono l'arancio, quindi alla sua sinistra il celeste, alla sua destra il verde e via via tutti gli altri. Arancio, celeste, verde, bianco, rosa, rosso, viola, marron sulla stessa linea e chiude il canarin. Questo è il passaggio a Cadoro. Celeste, arancio, Roberto Busetto, Gianni Busetto contro Gianfranco Vianello Crea, Giuseppe Fonger. Arancio, celeste, bianco, verde, rosa, rosso, viola, marron e canarin. Aumenta leggermente il vantaggio l'arancio. Thank you.
a Samarcuola il passaggio arancio, celeste, verde, bianco, rosa, marrone, viola, rosso, canarin. Sarà uno spettacolo per il pubblico che si trova nei pressi del paletto, perché da come si stanno predisponendo le barche il giro sarà molto molto difficile. Ma torniamo in testa alla gara. L'arancio ha preso qualche metro sul celeste, quindi il verde, il bianco, il rosa, il marron, il rosso, il viola e chiude il canarin. Bianco appaiati, marron, rosa e rosso appaiati e canarin alla ferrovia, quindi poco prima del giro del paletto. Gianni Busetto vicini al giro del paletto, lo stanno, attenzione, lo colpiscono letteralmente. Il celeste molto più esperto lo avvicina. Ed è il rosso che va a chiudersi, il rosso va a chiudersi. Il rosso e il viola vengono chiusi, hanno scelto loro il filo d'acqua impossibile. Recupera quindi il canarin che va a trovarsi in ottava posizione e in testa, nonostante abbiano perso leggermente qualche battuta, rimane sempre l'arancio. Arancio e celeste con un buon margine di vantaggio sugli altri e stanno passando sotto il ponte arancio e celeste. Ci stiamo avvicinando alla conclusione della regata storica 1990. Vorremmo ringraziare Michele Benetello per le musiche, la ditta Ream per la diffusione. ICB di Mestre e Venezia. La novità degli schermi, grazie anche
alla Gatorade su iniziativa del comune di Venezia, ma oramai siamo nel ritorno, vediamo l'arancio e il celeste è a circa tre quarti di barca, sta rimontando il celeste si è affiancato all'arancio. Arancio e celeste, Roberto Busetto, Gianni Busetto con Gianfranco Vianello, Giuseppe Fonger, sono vicinissimi, c'è l'attacco degli esperti, Giuseppe Fonger, Gianfranco Vianella crea ai giovani Roberto Busetto, Gianni Busetto. Attenzione, ormai gli occhi sono puntati. Sul ponte di Rialto l'arancio sembra sia riuscito a rintuzzare l'attacco del celeste. Celeste che ha perso forse un paio di metri, va ad accodarsi nuovamente. Aveva tentato l'attacco alla sinistra dell'equipaggio arancio dei fratelli Busetto, ora invece si butta sulla destra, attenzione, si butta sulla destra, ma sembra che l'arancio sappia tenere molto bene ancora il celeste che ritorna ad accodarsi, quindi un primo attacco sulla sinistra, un secondo attacco sulla destra, ma l'arancio sta regatando molto molto bene, i giovani fratelli Roberto e Gianni Busetto. Passaggio a San Marcuola, arancio, celeste, bianco, verde, rosa, canarin, marron, viola e rosso. Stiamo controllando. Stiamo controllando il ponte di Rialto. I gondolini sono vicinissimi. Molto vicini al ponte, attenzione perché c'era il celeste che stava attaccando prima sulla sinistra, poi sulla destra.
i fratelli Busetto stavano tenendo molto bene. Eccoli sotto il ponte, sempre l'arancio con il celeste che non demorde, arancio celeste, ormai la lotta è tra i due equipaggi. Sono sempre arancio e celeste, Roberto Busetto, Gianni Busetto contro Gianfranco Vianello Crea, Giuseppe Fonger. Attenzione, sono vicinissime le imbarcazioni. C'è l'ultimo attacco del celeste, risponde molto bene l'arancio. Risponde molto bene l'arancio. Ci avviciniamo, arancio, celeste, bianco, rosa, verde, canarin, marron, viola, rosso, molto lontano. Attenzione, potrebbe essere la prima volta in Canal Grande dei fratelli Busetto. Roberto e Gianni Busetto in storica. Attenzione, nessuna bandiera rossa per i fratelli Busetto, 10 per Crea. E c'è ancora lotta, lo sentiamo anche dagli applausi. Non sappiamo effettivamente per chi tifare, i fratelli, i giovani Busetto e Gianfranco Vianello Crea, Giuseppe Fonger. È uno spettacolo dall'inizio alla fine.
eccoli qua, i fratelli Busetto. Fratelli Busetto, ma ancora non demorde Crea. Non demorde Crea. È un applauso generale per i due equipaggi. L'arancio Roberto Busetto, Gianni Busetto. Il celeste Gianfranco Vianello Crea, Giuseppe Fonger. È la prima volta per i fratelli Busetto, è la prima volta per i fratelli Busetto. È un'ovazione generale. È un'ovazione. Ed ecco il bianco, Sergio Tagliapietra Ciaci, Palmiro Fonger. Il rosa, il verde, il canarin, il marron. Ed è bello. Roberto Busetto, Gianni Busetto per la prima volta. Per la prima volta in... Eccoli qua i vincitori. Andrea, dai il microfono. Ed ecco i vincitori, Roberto Busetto e Gianni Busetto. Ed ecco il sindaco di Venezia, Ugo Bergamo e Gianfranco Pontel, che premiano i vincitori della storica, i giovani fratelli Busetto. Foto con l'assessore alla cultura Livieri, con la stella. A questo punto applausi per i vincitori, i fratelli Roberto Busetto e Gianni Busetto. Ed ecco e adesso è la volta da celeste Gianfranco Crea, Giuseppe Fonger. Busetto saluta il pubblico.
Ancora un applauso per i giovanissimi. Ed è la volta dei secondi classificati. Allora premia l'assessore La Stella con l'assessore allo sport al Comune di Venezia La Stella con il vice sindaco Livieri. Ed è il sindaco Livieri con l'assessore allo sport La Stella che va a premiare il celeste Gianfranco Vianello Crea Giuseppe Fonger. A questo punto inviterei tutto il pubblico presente a un grosso applauso per la città di Venezia, un applauso per la città che ci ha ancora ospitato a una grande e meravigliosa giornata. Applauso per Venezia! Ed ecco i terzi classificati, il bianco, Sergio Tagliapietra Ciaci, Palmiro Fonger. Premia l'assessore Stefani. Premia l'assessore Stefani e l'assessore Favaretto. Ricordiamo che il deflusso del meraviglioso pubblico troverà nei campi teatro e pasta e fagioli per tutti. Offerta dall'Associazione degli Esercenti di Venezia, quindi spettacolo tag, spettacolo di teatro nei campi e pasta e fagioli offerta dagli esercenti. Foto anche per Palmiro Fonger, Sergio Tagliapietra Ciaci. Attenzione! Ora è la volta del terzo equipaggio. È la volta del quarto equipaggio. Ed è l'equipaggio di Seno Graziano Lalo e Giuseppe Rossi Suste, quarti arrivati. Allora è l'assessore Teodorini e l'assessore Salvagno che vanno a premiare i quarti classificati con il rosa Graziano Seno, detto Lalo, e Giuseppe Rossi Suste.